Gli allievi del progetto tecnico valutatore pianificazione sostenibile hanno presentato al sindaco di Este Giancarlo Piva Insight Terre svelate fra Adige ed Ugani, un progetto di marketing territoriale che ha l'obiettivo di valorizzare la complessità e la competitività di questo territorio assieme ai suoi prodotti e alla sua straordinaria offerta culturale e storica. Questo progetto di marketing territoriale che guarda al Basso Veneto credo che abbia una valenza molto positiva per tutto il territorio. La proposta che è uscita dal gruppo di lavoro di un PATI tematico, quindi di un piano di assetto del territorio intercomunale matematico sul tema del turismo sostenibile, credo che abbia una valenza che ricopre una potenzialità unica per il territorio del Basso Veneto. Questo consente di fare in modo di rigenerare ciò che già abbiamo, quindi anche mettere insieme i vari percorsi e le reti delle piste ciclabili, percorsi fluviali sui quali abbiamo sempre troppo poco investito in questi anni. Ecco, mettere in relazione le reti della mobilità sostenibile, della mobilità debole, ma che è anche l'elemento che consente di valorizzare i beni artistico-monumentali che il nostro territorio propone. Pensiamo a tutto il tema dei castelli, delle città murate, beni che vengono valorizzati a volte separatamente e in questo modo non hanno la potenzialità che potrebbe acquisire un'area più strutturata. Insight è un progetto che ci mette insieme e questa è la grande valenza sulla quale potremmo lavorare con l'apporto di giovani motivati come quelli che ho conosciuto oggi e che aiutano gli amministratori e i cittadini di questo territorio a sentirsi uniti e a proporsi in Europa e nel mondo con le potenzialità che ci sono. Gli allievi del progetto FSE di Work Experience, con i docenti Gabriele Marchiori e Corrado Barbato, intendono valorizzare le caratteristiche ambientali, culturali, storiche e sociali, a prescindere perciò dai meri confini politico-amministrativi. Questo progetto ha l'ambizione di trasformare un'area considerata periferica per la sua posizione equidistante dai capoluoghi di provincia, determinando una nuova centralità. Il turismo rurale sostenibile, tramite l'accoglienza diffusa, emerge come risposta alle esigenze della nuova generazione di turisti, sempre più attenti alle offerte personalizzate che comprendano prodotti autentici e rappresentativi delle culture locali. La connessione di questa offerta ricettiva e produttiva avviene attraverso la creazione di percorsi tematizzati a mobilità lenta che devono avere delle qualità ambientali ed ecologiche superiori alla media. A tale scopo una progettazione attenta, rivolta in modo particolare alle qualità presenti, può rappresentare il futuro di una nuova identificazione del territorio e dei suoi prodotti all'interno del mercato globale.